Cari fratelli e sorelle, ringrazio quanti hanno accompagnato con la preghiera la visita che ho compiuto ieri nell'isola di Lesbo in Grecia, ai profughi e al popolo greco. Ho portato la solidarietà della Chiesa. Erano con me il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e l'Arcivescovo Hieronymos di Atene e tutte le Grecie, a significare l'unità nella carità di tutti i discepoli del Signore. Abbiamo visitato uno dei campi dei rifugiati. Provenivano dall'Iraq, dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Africa, da tanti paesi. Abbiamo salutato circa 300 di questi profughi, uno a uno. Tutti e tre, il Patriarca Bartolomeo, l'Arcivescovo Hieronymus e io. Tanti di loro erano bambini. Alcuni di loro, di questi bambini, hanno assistito alla morte dei genitori e dei compagni. Alcuni di loro morti, annegati in mare. Ho visto tanto dolore. Voglio raccontare un caso particolare di un uomo giovane, non ha 40 anni, che l'ho incontrato ieri con i suoi due figli. Lui è musulmano e mi ha raccontato che era sposato con una ragazza cristiana. Si amavano e si rispettavano a vicenda. Ma purtroppo questa ragazza è stata sgozzata dai terroristi perché non ha voluto negare Cristo e abbandonare la sua fede. È una martire. E quell'uomo piangeva tanto.